Dall'Arabia Saudita all'Italia, la pandemia di Covid-19 potrebbe rappresentare l'occasione giusta per dare all'emancipazione femminile quell'accelerazione che aspettiamo da decenni. È per questo che il Women 20, gruppo di supporto del G20 sui temi che riguardano le donne, ha raccomandato ai leader dei 20 paesi più industrializzati al mondo un piano di ripresa economico basato su politiche sociali ed economiche inclusive, perché l'inclusività è il potere e nessuno deve rimanere indietro. Questo è il tema al centro del webinar Inclusion is Power, Key Factors for a Worldwide Sustainable Economic Growth, organizzato dall'Ambasciata Saudita a Roma sotto il patronato della presidenza del G20 dell'Arabia Saudita. La Sherpa Salma Al Rushdie, che rappresenta le Saudite al Women 20, in un'intervista via Skype ad Ascan News, ha spiegato. Il nostro principale obiettivo come Women 20 è di garantire l'empowerment economico delle donne. Abbiamo festeggiato quest'anno i nostri primi 5 anni. Abbiamo continuato a chiedere ai leader del G20 di assumersi degli impegni concreti in questo senso. Ma come sanno tutti, avevamo un piano e poi è arrivato il Covid e abbiamo dovuto reagire in modo diverso per vari motivi. Le donne sono le più colpite, è una pandemia di genere. Quindi quest'anno, al termine del Women 20 di ottobre, abbiamo inviato un comunicato ai leader del G20 che presenta 2 serie di raccomandazioni. La prima serie chiede delle misure fondamentali da applicare urgentemente per accelerare il recupero economico. Che cosa occorre fare globalmente e collettivamente per assicurare una crescita forte, sostenibile e bilanciata e garantire che tutti siano inclusi e nessuno sia lasciato indietro? La seconda serie di raccomandazioni che abbiamo presentato come Women 20 riguarda la garanzia di uno sviluppo socio-economico globale sostenibile a medio e lungo termine. A guidare la delegazione italiana Women 20 c'è la direttora generale dell'Istat, Linda Laura Sabbadini, nota per i suoi studi statistici sulle disuguaglianze di genere. Il seminario online è stato organizzato in collaborazione con l'associazione Valore D, di cui è presidente Paola Mascaro. Il prossimo anno guiderò un altro working group del G20 che si chiama Empower e che è il tavolo del settore privato. Quindi sarà per me anche di grande interesse collaborare col tavolo guidato da Linda Laura Sabbadini, perché in qualche modo il tavolo che io guiderò rappresenta un punto di vista e un contributo che è quello delle aziende. Quello che emerge e che già ho potuto verificare, facendo già parte ovviamente di questo tavolo, è che c'è una mobilitazione generale, una diversa consapevolezza. Per certi versi sembra che i tempi siano maturi, naturalmente a velocità diverse, no? Paese per paese, cultura per cultura, ma sembra esserci una grande mobilitazione e io davvero spero che la combinazione tra presidenza italiana del G20 e pandemia e tutto quello che la pandemia sta facendo affiorare serva a una discontinuità e a un vero cambio. La presidenza saudita del G20 si prepara al passaggio di consegne con l'Italia nel 2021. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tra l'altro promesso che una parte significativa del Recovery Fund andrà a promuovere proprio l'occupazione femminile. La ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Innanzitutto riconoscere la priorità di inserire il tema dell'empowerment femminile all'interno del dibattito della presidenza italiana del G20 è una scelta che ritengo essenziale, coraggiosa, sulla quale il governo e il Presidente del Consiglio ha convenuto di rimanere e di stare. Credo che sia davvero una prospettiva importante, soprattutto perché il 2021 sarà un anno che seguirà questo faticoso periodo della pandemia, sul quale noi abbiamo avuto un carico vissuto da parte delle donne, sia delle donne lavoratrici, ma mi permetto di dire a livello internazionale anche delle giovani donne. Quindi ripartire dalle donne per tutto però il paese, per tutto diciamo la dimensione internazionale, credo che sia importante.